Ciao amici YouTube, qui Ocra 1993 e il video di oggi sarà una previsione e una discussione riguardante la prossima banned list che uscirà a breve, probabilmente a fine gennaio, inizio febbraio. E spero che questo video vi piaccia e partiamo subito. Allora, la prima carta che secondo me verrà colpita da questa banned è l'unicorno di Magi Specter, perché questa carta ci permette durante il turno di qualsiasi giocatore di selezionare un mostro pendulum che controlliamo e un mostro che il nostro avversario controlla e di farli tornare nella mano. Inoltre, questa carta non può essere selezionata come bersaglio o distrutta dagli effetti delle carte dell'avversario. Quindi una carta davvero davvero fortissima. Secondo me succederà come è successo in OCG, che è già stata bannata. È una carta abbastanza abusata, che può essere usata appunto in tutti i deck pendulum insieme a Bumbuku. È diventato un po' un problema, quindi penso che possa essere toccata. Poi proseguiamo oltre con Fairy Tail Snow. Qual è il problema di questa carta? Che è una carta davvero molto forte, probabilmente non verrà toccata. E l'effetto di questa carta dice che se questa carta viene evocata normal o special, possiamo selezionare come bersaglio un mostro scoperto che il nostro avversario controlla e cambiarlo in coperto in posizione di difesa. Inoltre, durante il turno di qualsiasi giocatore, se questa carta è nel nostro cimitero, possiamo bandire 7 altre carte da dovunque per evocare specialmente questa carta. Quindi è un'evocazione speciale praticamente gratuita durante il turno di qualsiasi giocatore di un livello 4 e risultata forte anche nei tornei grossi. Quindi potrebbe magari scendere a 2 a 1, però penso che non verrà toccata onestamente perché non è così abusata. Poi abbiamo una carta ben più abusata che è lo Speedroid Terrortop, il Terror Trottola, che verrà colpito secondo me al 100% e scenderà a 1, come è successo in OCG. Doveva già essere colpita prima, a mio avviso, ed è stata anche ristampata in Ultimate negli OTS3. Quindi, se non controlliamo mostri, possiamo evocare specialmente questa carta. E quando questa carta viene evocata specialmente, possiamo aggiungere alla nostra mano, dal deck, un altro mostro Speedroid. Quindi il problema è che avendo questa carta in mano possiamo fare un Oxyzy di rango 3 completamente gratis e andare a Dante oppure andare all'Invoker, che è una carta che sarà utilizzatissima per il Zodiac Beast. E quindi questa carta penso che verrà toccata. Poi abbiamo Level Eater, che forse potrebbe anche restare a 3, perché qui non è utilizzata quanto in OCG. In OCG, per chi lo sapesse, è già stata bandita da tempo, perché è una carta davvero forte ed è un'altra evocazione gratuita. Se questa carta è nel cimitero, possiamo selezionare come bersaglio un mostro che controlliamo di livello 5 o superiore, ridurre sul livello di 1 ed evocarla specialmente, quante volte vogliamo nel nostro turno. Quindi si può davvero abusare di questa carta. Si può evocare in continuazione in alcune build. Però qui non è così utilizzata alla fine. Tuttavia è una carta forte che dovrebbe essere toccata, a mio avviso. Poi abbiamo la Pot of Desires, bandisci 10 carte dalla cima del tuo deck coperte per pescare 2 carte. Allora, questa carta qui è la carta più simile, più vicina alla Pot of Greed, che ci permetteva di pescare 2 carte 10 anni fa. E fa sembrare ai giocatori di pescare 2 carte gratis, perché in alcuni deck bandire 10 non è un problema se non è un deck basato sulle combo. E questa carta qui è davvero sgrava, ti permette di pescare, di fare un più in maniera semplice. Tuttavia penso che non verrà colpita in quanto abbastanza nuova e sappiamo come la Konami la pensa su queste cose qui e sul commercio. E un peschino meno nuovo che potrà davvero essere colpito questa volta è la Card of Demise, che ci permette di pescare 3 carte in alcuni mazzi. Questa carta qui non è un problema, ci permette di pescare finché non abbiamo 3 carte in mano, quindi settiamo tutto e peschiamo 3. E poi gli effetti collaterali sono che non potremo fare evocazioni speciali durante questo turno e il nostro avversario non prenderà danni e durante l'end phase dovremo scartare tutto al cimitero, ma non è detto che questo sia uno svantaggio per noi, perché come sapete molti deck comunque attivano i propri effetti dal cimitero. Questa carta è già uscita da un po' di tempo, quindi potrebbe essere colpita e sarebbe un modo per andare a toccare Paleozoic anche, perché Paleozoic si è rivelato un buon T1 a mio avviso, cosiddetto anti-meta, però è un mazzo forte che ha fatto top, e gli unici modi per toccare Paleozoic a mio avviso sono la Demise e la Tritod, quindi penso che questa carta rischi molto.
Poi, passando oltre, abbiamo la formazione di fuoco Tenki. E questa carta, quando viene attivata, ci permette di aggiungere un mostro di tipo guerriero bestia di livello 4 inferiore dal nostro deck alla nostra mano. Inoltre, ci pompa di 100 l'attacco di tutti i guerrieri bestia che controlliamo. Allora, questa carta qui è molto molto simile al Rota, i rinforzi dell'esercito, perché permette di aggiungere un mostro, quindi averla in 3x rappresenta avere il 6x di una carta di tipo guerriero bestia. E il problema principale è che usciranno gli Zodiac Beast a breve, quindi stesso problema di Terrortop, e penso che questa carta scenderà 1 come è accaduto in OCG proprio per questo motivo. Poi abbiamo la Terraformare, che ci permette di aggiungere una carta magia terreno dal deck alla mano, e stessa cosa anche qui, le carte magia terreno che stanno uscendo ultimamente sono davvero davvero forti, come Yuno Hangar o come è stata la Cosmo Town per i Cosmo, e questa carta qui permette di giocare il 6 copie di una carta terreno, quindi è un po' troppo. Yuno Hangar appunto è un problema per quanto riguarda gli ABC, perché è una carta davvero forte e anche questa è scesa a 1 se non sbaglio in OCG, quindi potrebbe essere toccata anche qua, ma non credo che accada per lo stesso motivo della Desires, perché è uscita da poco, quindi magari si potrebbe toccare Terraforming, che è più generica e permette di addare una qualsiasi terreno, specie se continueranno a far uscire terreno forti come Union Hangar. Poi abbiamo Instant Fusion, sulla quale si dibatte da molto tempo ormai, e molti hanno opinioni differenti sul fatto che il problema può essere Instant Fusion come può essere Norden. Perché Instant Fusion è vero che ci permette di pagare 1000 health points per evocare un mostro fusione di livello 5 inferiore dall'extra, però i target di Instant sono davvero tantissimi, sono davvero molti. Tuttavia, questa carta è utilizzata tantissimo proprio perché abbiamo questa carta qui che si chiama Norden, che è pazzesca, davvero pazzesca, e rischierà molto. Però è anche vero che se Instant Fusion fosse limitata o semi-limitata, Norden anche perderebbe di efficacia, quindi potrebbe scendere Instant come potrebbero bannare Norden, ma di Norden parleremo dopo. Poi, passando alle trappole, abbiamo Vanity Emptiness, vuoto della vanità. Questa carta non permette all'avversario di giocare Yu-Gi-Oh! In poche parole, non si possono fare evocazioni speciali, tutti i mazzi da adesso evocano special, e quindi se si gira questa carta molte volte è GG, partita chiusa, game set match, e non c'è più niente da fare. È vero che a volte può essere l'unico modo per bloccare l'avversario, però è una carta davvero davvero forte, sgrava, che può rubare le partite. Lo stesso vale per l'Antispell Fragrance, senza antimagia, che non permette di utilizzare le magie, perché le magie devono essere prima settate e poi attivate il turno dopo. E questa carta qui appunto rappresenta una win condition contro i Pendulum, e quindi averla in 3 copie mi sembra un po' eccessivo, magari potrebbe scendere, mentre Vanity potrebbe essere bannata. E poi infine abbiamo lo Strike, che è uscito in Bosh, quindi praticamente un anno fa, Distruttore dell'Ombra, e ci permette di annullare una mossa dell'avversario a costo di 1500 life points. Anche questa in 3x è un po' forte, è la counter più utilizzata e più abusata in tutti i deck, molto staple, quindi penso che possa scendere quantomeno a 2. Poi, passando alle carte dell'extra, troviamo Dante, che è passato indenne a tutte le banned, e nonostante io l'abbia messo qui, penso onestamente che passerà indenne anche la prossima banned, perché non risulta più un problema così grande dopo che è stata toccata Beatrice e che il BA è sceso un po'. Tuttavia c'è da dire anche che Dante è un mostro che può essere utilizzato anche in altri deck, non per forza in BA, quindi resta sempre una carta forte, però ormai mi sembra tardi per toccarla, quindi non penso che succeda nulla. Poi passiamo al reparto acquatico, in cui troviamo Tritod, davvero lo spotente, e questa carta qui è eccezionale, è davvero eccezionale, ci permette di evocare una rana, ci permette di riciclare un mostro acqua, persino se stessa, ma l'effetto più forte è quello di negare. Possiamo negare tutto e settare la carta negata dopo averla distrutta sul nostro lato del terreno. Quindi questa carta qui è davvero sgrava, la carta più forte che c'è al momento, secondo me, ed è abbastanza abusata per via dello Squalo Bahamut. Squalo Bahamut è abusato per via di Norden,
e Norden è abusato per via della Instant, quindi il problema sorge appunto qui. Che cosa dovrebbe fare la Konami per bloccare questo abuso? Allora, Tritod ha fatto alzare il rating di Mermail e di Hero in maniera molto semplice, proprio perché questi due deck supportano Bahamut. E poi da sola è spiccata in Paleozoic, cioè da sola intendo senza il supporto di Bahamut. E non è venuto a salire come T1 un deck Frog come molti si aspettavano, proprio Frog puro, solo rane. Però appunto l'inclusione di Bahamut nell'extra deck di molti deck permette di calare Tritod, quindi per molti va bannato Bahamut perché risolverebbe il problema, per molti altri andrebbe toccata semplicemente Tritod. Allora, in OCG hanno limitato Tritod molto semplicemente e alla svelta, perché forse è il problema maggiore, però per molti altri sarebbe opportuno bannare Bahamut come è successo per Tolomeo. C'è anche da dire appunto che Bahamut è strettamente legato a Norden, di cui parleremo dopo. Poi abbiamo Omega, che è una carta davvero forte che potrebbe scendere a 1. Una volta per turno possiamo bandire questa carta e poi bandire anche una carta a caso dell'avversario scoperta, e quindi la possiamo anche vedere, sapere che carta ha il nostro avversario. Inoltre nella standby possiamo recuperare un mostro bandito e rimetterlo nel cimitero. E poi ha anche un terzo effetto che è quello meno forte, però l'effetto di bandire continuamente e di tornare sempre sul terreno è abbastanza sgravo, quindi penso che possa essere toccata. E poi ho inserito Zolkin, una carta che in pochi hanno inserito, forse anzi non l'ho mai vista, però io ritengo che sia davvero davvero sbroccata, cioè una carta davvero eccezionale. Non capisco perché ci sia tutto questo accanimento su Bahamut, perché è in grado di evocare Tritod, e non ci sia accanimento su Zolkin, che è in grado di evocare Crystal Wing Void Ogre, semplicemente settando una carta. Cioè mi sembra una carta davvero davvero forte, probabilmente non verrà toccata. Però avere la possibilità di evocare dal nulla dei mostri, magari settando un floodgate o uno strike, mi sembra eccessivo. Poi abbiamo Norden, il punto più discusso della banned da parte di molti, e probabilmente anche da parte mia. E il problema di Norden è appunto che è una carta fortissima, una soluzione incredibile per fare delle giocate di rango 4 come Xyz o anche delle giocate sincro, resuscitando un tuner dal cimitero. E Norden però è forte perché si evoca con la instant e non tramite fusione con un sincro, un Xyz più un sincro, un Xyz. Quindi qual è il problema qui? Norden è già sceso 1 perché prima era davvero sgravo. Se non ci fosse la instant, Norden praticamente non esisterebbe. Quindi per quello in molti dicono che toccare la instant sarebbe la soluzione migliore. Però non è ritenuto giusto perché, appunto, come ho detto prima, Instant ha tantissimi target e quindi andrebbe a toccare vari deck, varie tech, qualsiasi cosa, cioè puoi portare un mostro di livello 3, puoi portare il Drago Panzer di livello 5, puoi fare davvero tante cose con la Instant. Quindi forse non è giusto toccare Instant, ma sarebbe meglio toccare Norden. Però le opinioni sono molte, quindi fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate. E Norden ha fatto salire davvero tanti deck con l'arrivo di Tritod e probabilmente andrà bandita. Poi passiamo all'ultima parte della banned, quella delle carte che potranno ritornare o risalire come numero. E la prima che ho scelto è Matematico, che è una carta che non è più così forte e sgrava secondo me, ci permette di fare Foolish, però dobbiamo sprecarlo in normal e poi quando muore ci permette di pescare una carta se muore in battaglia. Quindi potrebbe tornare magari a 2, forse non a 3, però non si sa mai. Poi, queste scelte qui, Shurit e Stratos, non penso onestamente che torneranno, però è una speranza mia e di molti altri, perché sono carte davvero belle, sono carte di deck che hanno voluto distruggere, come è successo anche con Costrutto, e non capisco perché siano però qua. Cioè non c'è un motivo specifico, Shurit forse è il più forte, e ci saranno anche nuovi supporti Necrots, però penso che rimarrà qui. Stratos è una speranza vana ormai, tutte le banne lo mettiamo qui ma non torna mai. Poi abbiamo Brionac, che è possibile che torni questa volta perché c'è stata un'errata su di lui e spero che torni, anche se l'errata per molti l'ha rovinato come effetto, però è una carta carina. Poi appunto Costrutto, un mazzo che è stato debellato praticamente e potrebbe tornare costrutto a 1, non penso che crei problemi, però sta sempre lì, vedremo cosa accadrà.
Poi Libro della Luna. Libro della Luna, molti dicono che torna a 2, forse a 3, però secondo me rimane a 1 ancora. Potrebbe essere a 2, ma secondo me rimarrà a 1, perché la soluzione migliore scelta da molti oggi, per far fuori l'avversario molte volte, è quella di coprire i mostri. Si usa la forza dei riflessi a terremoto, si usano le spade, si usa il Libro della Luna. Quindi non è vero che è così poco usata questa carta, secondo me. Ed è comunque forte. È vero che targhetta, però è comunque una carta forte, è rapida, è una magia. E quindi. Poi muoviamoci oltre sulla Super Poli, insieme al Gateway dei Six. Anche queste sono più speranze che altro. Super Poli magari ha una chance in più, però non credo, nemmeno questa volta tornerà. E idem per il Gateway, resta solo una speranza. E poi abbiamo il dispositivo di salvataggio obbligatorio che potrebbe tornare magari a 2, perché non crea più così tanti problemi, anche se la cosa forte è che può far ritornare in mano un mostro qualsiasi, anche nostro o dell'avversario. E quindi una carta forte che però praticamente non viene più utilizzata e potrebbe tornare serenamente a 2. Quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se pensate abbia sbagliato qualcosa, se siete d'accordo con me. Fatemi sapere se ho dimenticato qualche carta, se avete altre carte da aggiungere qui. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete suggerimenti, commentate pure qui sotto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e alla prossima!